Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, alle 16.30 riferisce nell'Aula del Senato sul Vertice Europeo di Bruxelles del 28 e 29 giugno. Giovedì sarà alla Camera. Intanto oggi nell'Aula di Montecitorio c'è la Spending Review. Il testo, oltre alle ostilità che rendono insidioso il suo iter parlamentare, deve fare i conti anche con i tempi stretti. Il testo scade il 7 luglio. In calendario anche la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, presentata da Lega e Italia dei Valori. In chiusura si discute sul decreto sugli osservatori militari delle Nazioni Unite. Sono due ministri attesi in audizione a Montecitorio. Alle 13.30 il titolare dell'Ambiente, Corrado Clini, riferisce nella commissione d'inchiesta sui rifiuti. Alla stessa ora il ministro dello Sviluppo Economico e dei Trasporti, Corrado Passera, torna in commissione Ambiente per continuare il suo intervento sulle politiche infrastrutturali. Comincia oggi il suo iter in Commissione Cultura il decreto sui contributi all'editoria. Il provvedimento, già approvato dal Senato, introduce nuovi criteri di accesso ai contributi, vincolandoli alle copie effettivamente vendute, non più a quelle distribuite. Il testo scade il 20 luglio. Il Comitato Permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ascolta il Presidente dell'Osservatorio sulla Salute Globale, Nicoletta Dentico. L'appuntamento alle 13.30 in Commissione Affari Esteri. Si tiene alle 16 nella Sala della Lupa l'incontro con il Premio Nobel per la Pace 2011 Lima Bowie sul tema La dimensione umana della pace verso una cultura politica di perdono e di riconciliazione. Intervengono il Presidente della Camera Gianfranco Fini e il Ministro Terzi. L'evento in diretta Web TV.